cambi quello che ho. E l'anima, siamo alle solite tragedie comiche. Noi che per un niente andiamo fuori di testa, noi che non ci siamo ancora accorti di noi, ma non so dove e non so quando, però è soltanto una questione di tempo. Quello che vogliamo vedrai. Basta che ci credi e che rimani te stessa. Basta una promessa e tutto succederà. Ma non so dove e non so quando, però è soltanto una questione di tempo. Ed eccoci qua, noi rientriamo qui in studio, studio 1, qui dell'Onosi Parco in Roma, Vitarquino Collatino, zona subacusta, Cinecittà, Parco Bifellignano, come l'abbiamo soprannominato. Bene, abbiamo ascoltato il brano, il primo brano qui di Alissa, che gli diamo qui il benvenuto con il nuovo singolo Questione di Tempo. Buongiorno e buon pomeriggio a te, Alissa. Buongiorno a voi. Eccoci qua, pronti sul pezzo. Alissa, fuori qui nel Questione di Tempo, Questione di Tempo, il singolo di debutto di Alissa. Parlaci di questo brano, a te la parola. Allora, il brano tratta comunque di un amore giovanile, ancora acerbo e maturo, che però si sta per consolidare nonostante le difficoltà. Il messaggio che comunque vuole trasmettere, insomma, è quello della speranza, che il loro amore, insomma, si possa coronare. E anche un messaggio, insomma, nel credere in se stessi, ecco questo. Allora, tutto volevo ringraziare e salutare Camilla Ortolani, ufficio stampa, e non solo, ma ringrazio ancora per questo, diciamo, fantastico intervento, magico intervento con Alissa. Complimenti anche dalla copertina, complimenti dalla copertina, perché io vedo tutto quanto sia le foto, l'abbigliamento, il glamour. Grazie mille. E tutto quanto. Allora, Questione di Tempo, un brano frizzante dai ritmi pop. Ecco, io vedo in te comunque un bel timbro di voce. Ricordo ancora, hai diciamo ripreso alcuni, ti sei avvicinato a dei cantanti particolari noto come Anna Oxa e altre situazioni, o sbaglio? Sì, comunque mi sono sempre ispirata a questi cantanti, insomma, della musica leggera, Anna Oxa, ma anche Mina. Insomma, vari artisti, però la musica leggera non è solo il genere musicale comunque a cui mi ispiro,
anche il jazz, il soul, insomma, mi piace molto Donny Hathaway, lo adoro, e quindi, Vabbè, stiamo toccando insomma. delle icone, stiamo andando veramente dalla parte international, come si vuol dire. Vabbè, complimenti, complimenti per tutto comunque. Allora, cosa possiamo, un messaggio da parte tua per tutti coloro che si avvicinano, tra virgolette, diciamo per la prima volta a toccare l'amore vero e proprio, in questo caso amore giovanile, che oggi è molto molto complicato, ma pian piano ne stiamo uscendo per questo maledetto virus che non ci si riabbraccia più, stiamo cercando, beh, diciamo che in alcune occasioni ci si abbraccia molto, anche io le vedo in televisione, ecco, ma però diciamo un tuo messaggio di amore per tutti coloro che si avvicinano pian piano alla prima volta ascoltando il tuo brano e ascoltando anche le tue parole che potresti dare ai giovani d'oggi. Beh, sicuramente questo brano, cioè, la musica per me ha un valore terapeutico, no? Quindi ci aiuta, insomma, a uscire dalle situazioni un po' difficili come appunto questa del Covid. Sicuramente comunque la musica ha l'intenzione di creare bellezza, no? Quindi il messaggio che voglio trasmettere è un messaggio di amore e appunto, insomma, che questo brano possa fornire spunti di riflessione per riscoprire l'amore che c'è in noi e che comunque a causa delle difficoltà della vita spesso dimentichiamo di avere. Ecco, entriamo un attimino nel glamour, come si vuol dire. Allora, il tuo abbigliamento, il tuo, diciamo, perché giustamente hai la tua immagine, non solo il tuo volto che è bellissimo e tutto quanto, i tuoi occhi, eccetera, ma il tuo abbigliamento a che è ispirato e come ti ritrovi e qual è il tuo messaggio, diciamo, che vuoi dare anche inerente a coloro che ti circondano? Ah, per quanto riguarda il glamour, beh, non ho proprio, non mi sono ispirata proprio a, diciamo, un personaggio in particolare. Comunque ho una serie di persone, ho un'equipe comunque che mi aiuta a curare il glamour, insomma il look, insomma, tutto ciò che concerne il glamour appunto. Non lo so, il messaggio è quello sempre di essere se stessi e di trovare un look che comunque possa rispecchiare la nostra personalità. Fabrizio Berlincioni. Ecco, ti do Sì. questo un tuo commento, una tua riflessione per quanto riguarda questioni di tempo. Vabbè, tutto è nato grazie al mio manager Gabriella Ghezza, che comunque mi ha permesso di iniziare questa collaborazione con questo grande autore. Lui comunque mi aveva già sentito sul lato TV e quindi la mia voce lo ha colpito e poi, insomma, abbiamo iniziato questa avventura musicale insieme. Lavorare con lui è bellissimo, è veramente una persona disponibile, umile. Poi mi ha capita subito, dal primo momento, quindi sono in perfetta sintonia con lui. Meraviglioso, meraviglioso veramente. Allora, io ricordo ancora Alissa fuori dal 15 giugno con Questioni di tempo, il singolo di debutto, ma veramente complimenti per la tua voce, per il tuo volto, veramente complimenti, complimenti. Questione di tempo Grazie di Alissa. Noi riascoltiamo qui il brano di Alissa, noi ci ritroveremo. Ah, ultima curiosità, videoclip sono in programmazione, c'è qualcosa che bolle in pentola? mille. Sì, cioè comunque ci sono tante cose in progetto. Sicuramente per il videoclip vedremo, insomma, però sono in progetto altri brani e sicuramente anche un album è nei piani, insomma, vedrete a sorpresa, E noi ecco. saremo lì sul pezzo con Alissa, Questioni di tempo. Noi riascoltiamo il brano. Grazie ad Alissa di essere stata qui con noi a Terza Pagina Magazine. Ciao Alissa! Ciao! Ciao, grazie a voi, grazie. Tu puoi dirmi quello che vuoi. Le solite tragedie.
quello che vogliamo vedrai.